Ciao ragazze, ma soprattutto ciao bambini! È tornata la Lallix con un nuovo video. Oggi spacchettiamo assieme questa busta super carina che si chiama Origamix e l'abbiamo comprata in edicola. Dice valore 30 euro e in realtà l'abbiamo pagata 9,90 euro. È super super carina e con questi triangolini penso si potranno fare dei braccialetti, dei lavoretti molto molto carini. Andiamo ad aprire, sono un po' curiosa. Non penso che lo costruiamo oggi qua nel video il lavoretto, perché uno, abbiamo poca batteria sulla macchinetta dove stiamo registrando, e secondo, poca voglia di costruirli. Quindi penso che l'apriamo assieme oggi, spacchettiamo, capiamo che cos'è e poi facciamo un video dove magari, se ci è piaciuto. C'è, pazzesco. Che succede? Guarda, non so se riesci a inquadrare, perché qua abbiamo anche un po' di cartoni e robe varie. Faccio così, pronti? Vai. Butto qua. Vai. Alcuni erano anche già aperti. Allora, all'interno abbiamo trovato dei triangolini misto frutta. Allora, abbiamo trovato tutti i colori. C'è il giallo. Allora ci dicevano il prezzo, costano 2 euro l'uno, 1,99 euro. E dice 30 euro di valore, perché 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, perché ci sono 30 euro di questi cosi. Super carino che abbiamo trovato tutti questi colori. Abbiamo trovato, allora, praticamente più o meno due per ogni colore: giallo, arancione, rosso, viola, celeste, un celeste ahimè aperto e basta, verde l'ho detto, e verde e nero, manca e poi il bianco e poi i colori doppi. Manca il bianco, perché il bianco qua facevano delle cose col bianco. Peccato perché il bianco, cioè, abbiamo trovato due gradazioni di verde, un verde chiaro e un verde scuro. Peccato, il bianco è come il nero, è importante fare, per esempio, se vuoi fare una margherita. Non ho capito assolutamente come si fanno. Speriamo che qua, no? Qua ci sono le margherite da colorare. Si incastrano. Sì, anche secondo me tipo incastro. Però non c'è la spiegazione. Come? Uno come fa? È scritto nella busta. Forse? Cercheremo un tutorial. Sì, perché questi si incastreranno sicuramente, ma tipo così. Come? Perché qua si aprono, vedete? Forse ho capito. Così, no? Penso di sì. Mi sa che è un po' una mezzo ciofetta sto coso per costruire. Però sicuramente, dai, è un passatempo, boh, per giocare e divertirti. Per creare forme infinite, coloratissimi braccialettini. Allora, io non sono del mestiere, però il braccialettino creato con questi, secondo me, si disfa. È un po' duro. Ed è un po' duro. E come te lo metti? E poi sì, se prendi dentro si disfa subito. Mi sembra un po' un attimo strano da capire. Non c'è neanche qua le istruzioni. Ma sei sicura che sul giornalino non c'è? No. Prendi e gioca, dice. No, qua no, non ci sono. Il giornalino è così, intrattenimento generale. Andremo a cercare un tutorial, probabilmente su YouTube, per capire come si fanno questi braccialettini. E faremo anche noi un video, visto che ne abbiamo così tanti, e vi facciamo vedere come siamo riusciti a costruirli. Peccato, ecco, qualcuno è aperto, quindi quello celeste era aperto, adesso riandremo a metterli nel sacchettino. Che dire, boh, sono un po' basita, speravo ci fosse almeno il foglio per le istruzioni, invece qua non c'è niente, c'è solo il sacchettino. Vabbè, ma le istruzioni ormai al giorno d'oggi si trovano, non ci facciamo di sicuro scoraggiare. Che dire, mi sa che è un video veloce, un video corto, sì. No? Vi salutiamo già così, un po' delusa, speravo di poterlo già fare, ma non ho capito, se non riesco così a capire come si fa. Dice che sono tutti super profumati. Ah sì, sanno un po' di gomma da masticare. Gomma da masticare.
barra delusi. Più che altro finché uno non capisce come fare. Andremo a studiare gli origami triangolini 3D. In ogni bustina ce ne sono 50. Quindi qua dentro ce ne sono 700. 750, giusto? Boh, che dire? Vi facciamo sapere. Vi aggiorneremo o nelle storie sui G, per esempio, o qua sempre su YouTube con un altro video. Che dire, così? Perché adesso no, non mi impianto a provare. No, beh, adesso stanno già venendo le trecce dritte. Va bene, vi salutiamo. Come sempre vi ricordiamo di mettere un pollicino se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi video, condividere internamente come vi pare questo video e commentate. Fateci sapere se è difficile usare gli Origami X, se li avete già comprati, oppure se magari è una roba che esiste da tanto e quindi è una moda già passata e magari è stato un flop, perché in realtà non sono carini i lavori che vengono fatti con Origami X. Sicuramente a noi ci manca il bianco. Sì. Peccato, perché è un colore molto importante. Diciamo che... No, perché hanno messo colori a caso e magari i bianchi non ne avevano più. Diciamo che magari invece di mettere due celesti mettevano un celeste e un bianco. Oppure invece di mettere due tonalità di verde. O anche due rossi o due blu, due rossi, o due viola. Un bianco sarebbe stato molto utile, secondo me. Vi mandiamo come sempre un bacio grandissimo. Voi volete dire qualcosa? Boh, no. Sono rimasti tutti delusi qua. Magari poi quando capiamo come si usa ci piace. Può essere, non so. Vediamo, vi sappiamo dire. Vi diremo nel prossimo video magari. Vi mandiamo come sempre un bacio grande, grande, grande. E ci vediamo al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lallix. Ciao! Ciao! Ciao!